Gesù è risorto, ma gli apostoli non ci vogliono credere. Due di loro l'hanno visto, ma non ci credono. Maddalena l'ha visto, Maria di Magdala, ma non ci credono. Allora Gesù va proprio a trovarli. E proprio a loro che non credono, li manda in tutto il mondo. Andate e proclamate il Vangelo, questa buona notizia, che Dio vi ama immensamente, che l'amore è visibile perché io ho dato la vita per voi, che Dio che si sacrifica per voi, non siete voi. Dio non vuole niente dall'uomo, Dio vuole solo donarvi qualcosa, e che siete figli di Dio e siete amati immensamente senza chiedere niente e avete questa dignità grande e che troverete la vostra realizzazione se vivete da figli, cioè se trattate gli altri da fratelli, e che se viviamo così cambierà il mondo. Ma prima di tutto cambierai tu, che tu cercavi questo, che questo era il tuo desiderio nascosto, che questa era la tua sete. Tu da quando sei nato avevi bisogno di trovare un amore così. E quante volte noi andiamo ad elemosinare un po' d'amore, un po' di approvazione, un po' di applausi dagli altri, un minuto di gloria. E per quella volta ci svendiamo, mentre noi siamo già amati. E capite che questo è un messaggio grande, di grande rivoluzione. Perché se tu, uno che è schiacciato, che è oppresso, gli fai capire che è amato, che ha dignità di figlio, quello non avrà più paura di nessun potente, di nessun potere. Ecco qua, noi siamo chiamati a portare questo. Perché colui che ha dato la vita per noi ha sconfitto la morte, ha sconfitto il male. E chi crede riceve questo battesimo, e con questo battesimo riceve questa amicizia con Gesù. Purtroppo però molti cristiani, molti preti, molti vescovi, non crediamo. Noi vi parliamo di Gesù, vi parliamo del Vangelo, ma siamo i primi a non crederci, ma siamo i primi a non stupircene. E allora voi non ci ascoltate. E allora molti si allontanano perché i testimoni non sono dei veri testimoni. Perché dicono qualcosa che non ha cambiato loro la vita. Perché siamo dei pappagalli che ripetono una lezione, una cosa ascoltata, ma non ho veramente toccato la salvezza. E allora Gesù li rimprovera, rimprovera me. E a causa della mia non fede, se alcuni di voi si allontanano, non è colpa vostra, è colpa di me che non ho testimoniato bene. Ecco, se crediamo, vedremo i demoni scappare, vedremo persone che erano anche nel male, che erano anche in situazioni sbagliate, trovare il coraggio di rialzarsi, di cambiare vita. Parleremo lingue nuove, ecco che riusciremo a trovare le parole giuste per parlare al cuore delle persone, per parlare di tuo figlio, della tua fede a tuo figlio, perché oggi che a 11 anni gliene puoi parlare in un modo, ma tra 2-3 anni dovrai trovare altre parole, e tra qualche anno non potrai più parlare, ma lo direi con la vita. Ma lo Spirito Santo ci dice, perché oggi parliamo noi come Chiesa un linguaggio che la gente non capisce più, perché diciamo le stesse cose che dicevamo 20-30 anni fa e non ci mettiamo in ascolto di questo Spirito Santo.
Però quando qualcuno lo fa, ecco che tutti rimangono colpiti, rimangono commossi. Pensate al Papa, quante persone sono rimaste commosse dalla sua testimonianza. Cosa dice di nuovo in fondo? Niente, dice le stesse cose, ma riesce a dirle in un modo che tocca il cuore. E questo: prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. A volte sono successi anche miracoli di questo genere, che volevano ammazzare. Pensate il Papa Giovanni Paolo II, io non capisco quella pallottola che traiettoria ha fatto, scusate, è passata proprio vicino dove c'è il cuore, i polmoni, tutto. Secondo me ha fatto zigzag, non so. Però è incastonata nella corona della Madonna di Fatima, non si può fare le prove balistiche. Bisognerebbe fare... cioè. Ma quello doveva morire quel giorno lì. Com'è che non è morto? Quindi succedono delle cose. Ma il veleno peggiore non è una pallottola, capite? Il veleno peggiore sono i messaggi che ci... predicano l'individualismo, ci predicano la paura, ci predicano di non fidarci più degli altri, ci predicano il pessimismo, la disgregazione. Saremo tutti dei grandi, di quei telefonini, ci avremo un dito grosso così forse, no? Chissà, nascerà un dito in più per fare... ma non saremo più capaci di parlare. Pensate quante famiglie hanno perso il dialogo perché si sta tutti davanti a uno schermo di continuo. Ma anche un momento di tranquillità, perché devo sempre guardare quando è arrivato l'ultimo momento emotivo WhatsApp, no? Cioè, giusto? Lascia stare. Cioè, anche una coppia qualche volta... c'è anche bisogno di qualche momento a tu per tu, vero? Come fate questi telefonini? Buttateli dall'altra stanza forse, è l'unico modo. Però capite, tutto viene e sembra tutto... C'è una università negli Stati Uniti, ho scoperto, della singularity. C'è una teoria che dice l'individuo singolo, cioè come se non ci fosse nessun legame. Tu devi pensarti come se fosse un singolo, che non c'è nessun legame con nessuno. Capite che è una cosa terribile questo? Ecco, questi veleni, veramente, se Gesù con la sua parola ci aiuta, ci puzzano certe cose, ci puzzano. Allora, è proprio tutto così? Ecco che diventiamo persone un po' controcorrente, capaci di pensare un po' diverso. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ecco, a volte capitano anche delle guarigioni miracolose, ma non sono così tante. Ma la guarigione più grande è quando io vedo una forza. Ma come fa quella persona in quella situazione, magari di malattie così grande, ad avere quella forza, a dare quella testimonianza di speranza? Ecco, i segni ci sono. Potreste fare tanti esempi voi. Quella volta che veramente ho avuto il coraggio di fidarmi di Gesù, di prenderlo alla lettera, di fare alla lettera quel che era scritto nel suo Vangelo. Ecco, cosa ho visto cambiare? Ho visto dei segni. Ognuno di voi, se lo chiamassi adesso col microfono, mi potrebbe raccontare uno di questi segni. Qui ci sono, secondo me, sono altro che dei segni della comunità di Marco. Cioè, nel senso che Gesù ha detto avrete dei segni, secondo me non ha detto manco quali, ma loro hanno scritto quali erano quelli che sperimentavano in quel momento. Oggi potremmo cambiare l'elenco. E poi Gesù che se ne va. Perché Gesù non si fa più vedere? Ci avete mai pensato? Certo, lo incontriamo nella sua parola, oggi riceverete la Bibbia, nella Bibbia è Gesù che ci parla, l'Eucarestia. Ma non lo vedi? Vedi l'ostia,
non senti il gusto. Perché Gesù non si fa mostrare, non si fa vedere come prima? Cosa deve fare un genitore a un certo punto? Deve farsi da parte, deve lasciare al figlio, alla figlia, la libertà di sbagliare, di provare qualcosa al momento giusto, un po' troppo presto per voi. E devi fidarti che se veramente certe cose le hai testimoniate con la vita e ci hai creduto profondamente, vedrai che tuo figlio e tua figlia sarà il primo a testimoniare questi valori e te ne stupirai. Ecco, allora Gesù ha proprio capito: adesso tocca a voi. Io vi ho mostrato tutto, io vi ho fatto vedere che prezioso dono avete ricevuto, la vita che avete ricevuto è un dono prezioso, siete dei capolavori, siete dei figli di Dio, siete una meraviglia e potete fare delle meraviglie, ve l'ho fatto vedere le meraviglie, addirittura ho sconfitto la morte, più meraviglia di quella, adesso basta, fate qualcosa anche voi. Fate la vostra parte, fate le vostre opere, ecco, questa fiducia. Ecco, quando senti Gesù assente, forse ti sta prendendo in braccio, forse è più che mai presente. E allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Ecco, loro hanno provato, finalmente. In realtà il Vangelo di Marco semplifica un po', c'è ancora voluto la Pentecoste, insomma, prima di sconvincerli il Signore ne ha dovuto fare, penso la Pentecoste ha fatto venire un terremoto, lingue di fuoco, un rombo, cioè parlavano in altre lingue. Cioè, ha fatto proprio un cinema, come di solito non è che gli piace tanto fare cinema così al Signore, però voleva proprio scuoterli un po' per dire: ma adesso basta, fuori da sto cenacolo, siete tappati in casa. Ecco, Signore, come si dice, uscite. Però quando hanno avuto il coraggio di testimoniare e di dire: Pietro il pauroso, io obbedisco a Dio e non agli uomini. Ti avevo detto di non parlare nel nome di Gesù Nazareno. Io obbedisco a Dio e non agli uomini. Ecco che ha visto i segni, ha visto il paralitico guarire, ha visto i miracoli, le persone convertirsi. Ecco, vuoi vedere i segni della presenza di Gesù? Ti sembra che Gesù sia assente? Ecco, comincia a fare qualcosa per Lui. Comincia a parlare di Gesù agli altri, comincia a parlare di Gesù a tuo figlio, comincia a parlarne col tuo collega di lavoro, magari non puoi con le parole, ma con i gesti. E vedrai i segni. Forse non vedi i segni perché Gesù vuol dire: vediamo se parti tu. Perché un genitore fa così a un certo punto, non parte più lui. Se parti io ti seguo. Prima è come un tandem, no? Prima il Signore era davanti, pedalava, no? E diceva la direzione, tu eri dietro, no? Adesso vai tu davanti e io sto dietro, quindi lui pedala. Ma se tu non cominci, ecco questo allora, buttiamoci, crediamo veramente che Lui ha fiducia di noi, che Lui punta su di noi. E in particolare lo dico a voi ragazzi, lo dico a voi genitori, che oggi c'è bisogno di chi testimonia Gesù Cristo, parla alla gente di Gesù Cristo e non siano dei preti. C'è bisogno che non siano dei preti o non siano dei catechisti. Allora, ci sono dei catechisti, ma non durante l'incontro di catechismo. C'è bisogno di sentire parlare di Gesù Cristo nei luoghi della vita quotidiana.
e questo non lo posso fare io, lo potete fare voi, lo puoi fare solo tu. Ecco, se cominci a fare questo, ecco che vedrai tutti questi segni. Mi verrai a raccontare tutti i segni belli, capito? C'era un altro con me, io parlavo di lui, ma lui c'era. E ha fatto questo, ha fatto quest'altro.